Mashallah, mashallah. Forse abbiamo fatto un corso sopra i letti del fiume, questa camminata lungo il Tevere, un corso peripatetico, appunto. Quello lì è molto più stalkeriano, diciamo, come impostazione, cioè si cammina, si esplora, si cerca di capire cosa sta divenendo il territorio, cosa stiamo divenendo noi insieme a lui, di imparare direttamente dalla città. E l'anno scorso abbiamo appunto fatto il Tevere, ma non dal punto di vista naturalistico, ma quanto sociale, perché ormai il Tevere è diventato un ricovero per circa 2000 persone con cui siamo entrati in contatto, le abbiamo, beh, non tutte, ma insomma, comunque siamo entrati in tutti gli insediamenti, vuol dire 54 insediamenti di varia natura, sia abitativa che etnica, culturale, eccetera. E invece sulla base di quello, per cui sulla base del conoscere il fenomeno, del problema, di cosa vuol dire il problema abitativo nel suo più basso strato, diciamo, abbiamo deciso di fare anche un corso di progettazione su questo. E gli studenti all'inizio, il fatto che devono fare delle case per i nomadi, portare gli studenti a fare revisione dei loro progetti con i Rom, che sarebbero i loro committenti, insomma, comunque destinatari di quello che stanno facendo, devo dire, è un'esperienza notevole. Comunque loro vogliono il tetto a falda, vogliono la veranda, vogliono delle cose molto, che per loro sono irrinunciabili, insomma. Beh, che era un campo diverso da quelli che abbiamo visto l'anno scorso, che erano proprio baracche, queste sono case, che sta a un livello, a una quota che non è esondabile, per cui stanno in sicurezza, per cui potrebbero rimanere lì, mentre la maggior parte delle baraccopoli che abbiamo incontrato erano altamente insicure, insomma, non si poteva fare una battaglia per farle rimanere là. Che loro vengono dalla Serbia, in realtà poco prima della guerra dei Balcani, loro sono cristiani ortodossi, cagnaria, Rom cagnaria, vuol dire mangiatori di galline, o forse ladri di galline, e sono 50 persone, cioè un nucleo molto piccolo, sono 5 nuclei familiari, tutti imparentati tra loro, per cui è come fare il progetto che fanno gli studenti è come fare una grande casa per una famiglia allargata. E comunque sono 3 generazioni senza cittadinanza italiana, cioè tu hai, sei nato qui da un tuo genitore nato qui senza carta d'identità, senza la cittadinanza, senza diritti. Senti, ci insegnate bene come si può fare questa cosa? Adesso quanto sistemate il campo? Perché noi siamo architetti, però in genere tu fai il suo dovere, poi io faccio il mio dovere. Allora io fate vedere che siete intelligenti, che ci fate fare il nostro. Noi però dobbiamo, cioè, siccome non abbiamo vissuto, cioè queste cose, per esempio dei topi, per esempio io non la sapevo bene così. No, ci sono. Questa è una grossa, è importante. Voi avete sviluppato in questa situazione una tecnologia. E allora noi in parte vogliamo imparare, poi vorremmo capire con voi quello che adesso abbiamo uno spazio, ci stanno aprendo uno spazio per ragionare insieme, no? Questa amministrazione, sì, questo è molto importante. Sì. Allora abbiamo forse la possibilità di realizzare una casa, chiamiamola casa, una casa piccola, base di legno. Se tu vuoi io posso fare anche quelli di come quelli, no, che stanno là. Allora dobbiamo capire dove la mettiamo, cosa ci vogliamo fare, perché non può essere una casa per una persona sola, no? È meglio o una casa, pensavamo uno spazio per i bambini per stare insieme? Ci fa una camera 2x3 per i bambini. Per farli stare dopo la scuola insieme, per non mandare un salone. Ma voi quale progetto volete farli fare? Dei spazi, per esempio, vuoi farvi vedere quel progetto che abbiamo fatto tutto intorno, e qua facciamo un parco in mezzo, perché vedi, facendolo tutto così e facendo il parco in mezzo. Un altro qualche progetto vuoi fare vedere? Sarà il progetto, quello non dobbiamo capire insieme, perché quello che avevo fatto, ti ricordi che ti avevo detto di fare tutto questo progetto e fare il parco come no qua, fare il parcheggio delle macchine là, invece quelli dei camper più così.
quadri più grandi. Sì. Possiamo fargli vedere anche quello e dove c'è il parco, facciamo anche la sala riunioni. Vabbè, vogliamo farci 5 minuti insieme di parlare un attimo e capire quello che stiamo facendo, vi va? Sì, sì, sì. Il primo problema, hai ragione, è capire tra le abitazioni che sono qui di tutti quanti quali sono considerabili case e quindi possono essere migliorate e quali invece devono essere sostituite. Bravo. Poi noi vorremmo realizzare insieme uno spazio comune, allora vorremmo sapere da voi che come può funzionare e dove conviene collocarlo. Pensiamo che un passaggio obbligato adesso, il primo passaggio a approfittare, è la collocazione di questo spazio di cui noi presentiamo il progetto al municipio. Cioè, allora, ragioniamo insieme. È uno spazio comune. Quello... E poi serve la collaborazione di tutti per costruire questa cosa. Allora dobbiamo decidere anche quando costruirla, quindi dove metterla, che cosa serve, che cosa, e quando costruirla. Questo modulo abitativo, un inizio di una casa, con cucina, bagno, un soggiorno e una stanza. Allora, questo è un altro problema che vuol dire l'organizzazione di tutto.